La zona economica speciale, istituita allo scopo di rilanciare le aree del centro-sud più sofferenti, ha da ieri una nuova opportunità. Si tratta di un protocollo sottoscritto dal gruppo Intesa San Paolo con il commissario della ZES Abruzzo, Mauro Miccio. Un accordo che destina un plafond di 1,5 miliardi di euro alle zone economiche speciali meridionali e consente a chi vuole fare investimenti in queste aree di ottenere ulteriori vantaggi, sia in termini di risorse che di agevolazioni amministrative e fiscali. Nell'ambito abruzzese, la ZES è costituita dai porti di Ortona e Vasto, dall'Interporto d'Abruzzo, dal Centro Smistamento Merci della Marsica, dagli autoporti di San Salvo e Roseto e dall'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo. Un booster molto importante che Banca Intesa, con un importante plafond economico, mette a disposizione delle imprese che operano in Abruzzo, degli investitori che credono e che crederanno sempre più, speriamo, nell'Abruzzo, per la costruzione delle infrastrutture che l'Abruzzo ha in cantiere e che devono partire e realizzarsi, come sappiamo, anche grazie ai fondi PNRR entro il 2026. La funzione del mare è importante nel trade dell'Abruzzo. L'import-export via mare copre infatti il 29% del fatturato complessivo con l'estero. La regione importa via mare soprattutto dall'Est Asia e dal Nord America e i suoi prodotti sono diretti principalmente verso i paesi europei che non fanno parte dell'Unione e il Centro-Sud America. Ai primi posti, in entrata e in uscita, ci sono i mezzi di trasporto e i prodotti chimici. Il territorio abruzzese vive di economia, vive di manifattura e vive anche di economia marittima, che chiaramente è strettamente collegata con lo ZES regionale. Un'economia marittima che sviluppa 3 miliardi e 3 di prodotto interno lordo annuale grazie ai porti di Ortona e di Vasto, che sono attrattivi soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo dei traffici commerciali.